Benvenuti, benvenuti alla prima puntata di Dopo Tutto, una trasmissione che cercherà di spaziare su tutti i temi più caldi, e non a caso dico caldi, di questa estate, a partire dall'attualità, dalla politica, dalla musica, dallo spettacolo, dallo sport. Insomma, 360 gradi di grandi informazioni su ogni campo. E oggi partiamo con un personaggio che davvero sta scavalcando i confini nazionali, oltre che abruzzesi, quelli ormai li ha scavalcati da anni, direi. Mi sto appunto riferendo a Silvia Pagni. Grazie, Benvenuta Silvia. grazie. E sono felicissima perché questa è la prima puntata, Eh sì, e giusto? noi per la prima Mamma. puntata abbiamo scelto ovviamente un personaggio di spicco e di riguardo, La perché Silvia Pagni, ringrazio. ecco sì, Silvia Pagni è una grande musicista e davvero ha un ventaglio di esperienze pazzesco. Dunque, cominciamo da qui. Chi è Silvia Pagni? Ma Silvia Pagni è una persona che per merito di mio papà e di mia mamma ancora oggi ha studiato questo mestiere che è la musica, è la regina delle arti, e ho avuto l'onore e diciamo, la fortuna di poter affiancarmi, sempre per merito di mio padre, a personaggi illustri come Volme Beltrami, Gorni Kramer, Peppino Principe, Gervasio Marco Signori, Arnaldo Graziosi, tantissimi altri personaggi che ho incontrato nel mio, diciamo, mondo. Ho iniziato con il pianoforte, però dopo, ascoltando anche questi grandi interpreti di fisarmonica, mi sono innamorata di questo strumento particolare, la fisarmonica, che tuttora è una parte di me, perché sai, uno strumento, cioè il pianoforte, è molto più uno strumento distaccato dal fisico. Mentre c'è la fisarmonica, tutto l'abbraccio, quindi Certo. c'è tutto un altro amore. Ecco, sono stata dal Santo Padre, Ecco, che bella questa Papa foto. Francesco, con Elisa, Ferruccio, Teddy Reno. Ho portato anche i bambini della nostra accademia, da Papa Francesco, dove lui li ha baciati tutti, e anche a me. Ho detto, mi faccia una preghierina per la fisarmonica. Non per me, ma per la Per la fisarmonica, fisarmonica, giustamente. Ma una domanda, sì. diciamo, mi viene spontanea, perché la fisarmonica non è uno strumento normalmente amato dalle donne, direi, e soprattutto non amato in generale, forse adesso si sta riscoprendo, finalmente aggiungerei, il vero senso di questo strumento, anche a carattere popolare. Come ti sei avvicinata invece tu a questo strumento? Brava, perché quando si tratta di fisarmonica, tutti quanti immaginano lo strumento popolare, che ben fatto è anche bello, perché diciamo il mondo popolare del liscio, se fatto bene, ci sono grandi orchestre, grandi professionisti, e va benissimo. Però poi ci sono stati personaggi come Kramer, che ha dato l'evoluzione a questo strumento un tocco jazz. Infatti c'è stato Kramer in Rai con la sua grande orchestra, e lo strumento principale era questa fisarmonica. Io mi sono innamorata del suono della fisarmonica, anche perché c'è il mantice, che è la tua anima, quindi te la puoi gestire come vuoi, e soffiare. E adesso, oggi come oggi, la fisarmonica è uno strumento che va bene in tutto, sia nella musica celtica, musica, tango argentino, jazz, rock, di tutto e di più. Anche Sting ha un fisarmonicista all'interno del suo gruppo. Questo lo Certo. posso garantire perché ha il marchio Excelsior, che io ho provato la fisarmonica per il suo fisarmonicista, quindi ne sono certa. Assolutamente garantito. Ma non solo fisarmonica, tanto alto nella tua carriera fino Sì, ad oggi, perché poi parleremo di domani. va bene, il pianoforte, ho iniziato questo strumento unico, perché è lo strumento più importante, più completo di tutti gli strumenti. Infatti, ad esempio, chi studia la batteria deve prima 3 anni di pianoforte, quindi uno strumento completo, è uno strumento che va studiato tutti i giorni, perché devi domarlo tu questo strumento, è tutta una cosa particolare, devi essere sullo sgabello, è una cosa fisica, mentale, incredibile. E ho studiato, mi sono diplomata al Santa Cecilia, ho fatto corsi di perfezionamento con una grande Marta Argerich a Strasburgo. E poi presi il posto come insegnante al Braga di Teramo,
dove lì mi sono licenziata dopo un paio Ah, sì? d'anni, sono licenziata perché vidi un bando di concorso per il teatro alla Scala di Milano come pianisti. E allora lì parlando con mio padre ho detto guarda io, ma dove vai? Cioè sì, dicono che sei brava, però lì chissà quante ce ne saranno. Ho detto no, io siccome sono toro ascendente scorpione, mi Perfetto. piace vincere su tutte le forme. E mi sono iscritta. Iscrivendomi sono andata lì a fare questo saggio, questo provino, erano oltre 5.000 partecipanti e solamente 10 pianisti potevano entrare, c'era Riccardo Muti, c'era Carla Fracci, c'era Placido Domingo lì a selezionare. E io sono arrivata sesta Dai, e da lì complimenti, mamma poi, mia, che da bello, che bella lì. Sì, soddisfazione. da lì mi sono licenziata dal Braga e sono andata a Milano perché la mia famiglia, mio papà è di Milano, quindi avevo l'appoggio anche da poter stare lì tranquillamente. Però lì ho una fabbrica, lì alle 8 si timbra, si va a prendere la partitura, una volta per la Carla Fracci, una volta per... E lì ho conosciuto il Placido Domingo che siamo stati veramente molto vicini ed era l'anno del trio, del vero trio, Tenorile, Domenico Carreras e Pavarotti, e io ho fatto delle cose col pianoforte con loro tre. È Devo stata dire. un'esperienza, devo dire che nel classico ho toccato la Scala di Milano, quindi mi sembra una Beh, cosa credo che molto... sia, penso, il sogno più grande per chi fa questa professione, quest'arte, anzi la Sì. Sì, definirei, credo sia proprio uno dei punti di arrivo più il grandi. tempio della musica È il classica, tempio, non c'è... decisamente sì. Sì. Decisamente sì. E poi anche una stretta amicizia con Teddy Reno. Ci racconti un po' questa Ah! amicizia con Teddy che so, vi volete molto bene, Allora, avete fatto anche tante cose devo insieme. raccontarlo dall'inizio? Se non ci vogliono 5 ore, No, 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 io sono molto breve. ok. Io mi trovavo a Tenerife, in un teatro dove venne Luciano Rispoli, che io gli ho voluto un bene tantissimo perché era un signore della televisione italiana. Purtroppo è morto e nessuno l'ha ricordato come doveva essere ricordato. Mi disse: Silvia, tu sei tanto brava, per cortesia, tu devi venire al tappeto volante. Ho detto, vabbè, ma io qui sto lavorando. No, no, devi tornare in Italia al tappeto volante. Va benissimo. Arrivo a Roma e mi fanno il contratto per il tappeto volante al posto di Rita Forte. E lì poi ogni giorno c'erano gli ospiti, perché noi registravamo 2 puntate al giorno. E io sapevo sempre in scaletta chi c'era, no? Perché dovevo sempre preparare il repertorio Certo. cantato, secondo l'ospite, se era politico, se era di spettacolo, e bla bla bla. Torno a casa e dico a mia mamma: sai che la prossima settimana verrà Teddy Reno e Rita Pavone. Mia madre mi fa: ti raccomando, devi dire a Ferruccio che sei la figlia di Pagni. Ho detto perché? Perché 40 anni fa noi abbiamo lavorato insieme in Iran, a Teheran. Vabbè, siccome io non sono la tipa, ah, io sono... Certo. Sono andata, ero al tappeto volante, dietro il mio pianoforte, in un certo momento arrivate di Reno e Rita, e io suonavo. Lui, ti giuro, c'era una poltrona giù in fondo, si siede lì e vedo che lui mi ascoltava, che gli piaceva questo mio modo di suonare. Va da Luciano Rispoli e fa: scusa Luciano, invece di cantare con le basi, posso usufruire della pianista? Certo, Tutto allora è contento, venuto giustamente. lì vicino e fa: io vorrei fare che la lama la femmina e gaccia giù maschina. Ha detto la tonalità, ma non la so. Dentro di me ha detto: possibile che uno non sa la tonalità? Ha detto: me la canti? Fa. Cominciato, ha detto: è sol minore. Ok, ah, ma c'è l'orecchia, bla bla bla. E allora torno a casa e non gli dico niente. Lui mi lascia un foglio strappato, chiamami, perché gli era piaciuto il mio modo di lavorare al pianoforte. Mai chiamato. Un giorno mi fa mia madre: hai detto a Ferruccio? No, No, ma tu sei ovviamente. pazza, ma perché? Dai, su, sono sempre amicizie che ti devi tenere. Vabbè. Telefona a Luciano, mi fa: sai Luciano, mi fa Silvia, mi ha chiamato Ferruccio, vorrebbe il tuo numero di telefono, posso dargli? Ho detto sì, assolutamente sì. Almeno in questo caso non ti sei negata, Sì, insomma. no, no, ma io però per dire io sono così, no, no, non Certo, l'avrei mai certo. fatta. Lui arriva a casa, te lo sto facendo molto più
veloce. Ci mettiamo al pianoforte, mia madre mi fa: vado a comprare quello che a lui piace da mangiare. Già sapeva tutti i visi di Ferruccio. Ah sì, perché lo conosceva rispetto anche 40 anni prima, Sì, sono stati addirittura mesi e mesi ricordava insieme, dopo mesi e mesi. tanto tempo i suoi Quando gusti. è tornata mia madre, noi, io non avevo detto niente. Ciao Ferruccio, fa lui, chi sei? Sempre così. Non ti ricordi di me che ballavamo ogni sera, piccolissima serenata? Tu sei una pazza, sono 30 anni che vi cerco, ti avevo dato un numero di telefono. E insomma, da lì Da non lì si è mosso più. si è sentito A proprio come a casa, casa, ecco, un ritorno in famiglia, che 10 bello. mesi all'anno a Sherne, 2 mesi corrida, 10 mesi all'anno a Sherne Quindi per... proprio in famiglia davvero, Ma perché assolutamente sì. la moglie l'ha messa un po' da parte, Assolutamente, povera Rita, per vedere Ferruccio veniva a eh? Sherne, quindi... Che bella storia, Sì, veramente abbiamo molto fatto tante simpatica. cose con E poi Ferruccio. dall'insieme cosa avete fatto E di abbiamo... particolare? Allora, lui è un grande ideatore, idea tutto spiano, abbiamo fatto tanta Rai, abbiamo creato il trio trigenerazionale con Elisa Riccitelli, la sua ultima scoperta, abbiamo fatto... lui ha ideato Forza Canzone d'Italia nel mondo, che è il primo progetto musicale mondiale umanitario. Che cos'è? Non è un concorso. Perché adesso di concorsi musicali ce ne sono tanti e purtroppo chi ci rimane male sono proprio i partecipanti, perché vengono abbandonati, vengono come ad esempio Amici, che è un grande talk show per i ragazzi, però quando ne escono Eh sì, uno, uno solo. due, e quanti ne vanno? Tantissimi. Questo è un progetto musicale dove noi cerchiamo nei 5 continenti la melodia italiana, quella melodia che non c'è più, quella melodia che rimane nell'orecchio come O Sole Mio, Volare, perché oggi anche il Sanremo, a parte l'ultimo che è abbastanza melodico, però io non ricordo nessunissima melodia di nessunissimo Sanremo da un po' di anni a questa parte. Però se io dico Volare, Montagne Verdi, Non ho Certo. l'età, O Sole Mio, sono canzoni che non moriranno mai. Questa è la melodia che ha fatto innamorare. Quindi noi cerchiamo, che può essere anche un idraulico che scrive una melodia che rimane là, noi la prendiamo in Italia. Abbiamo fatto già la prima finalissima mondiale all'Expo Milano. Quest'anno faremo la prima finale di uno stato, che è l'Europa, la faremo a Trieste. Giustamente il perno di tutta la manifestazione è l'Abruzzo, perché da qui è partito il tutto e sarà sempre così. Poi dovremo fare di ogni altri stati, poi la finalissima si farà a Dubai all'Expo, perché noi siamo stati battezzati da Giuseppe Sala all'Expo di Milano, quindi noi continueremo a fare le finalissime mondiali, e una mondiale la faremo qui anche in Abruzzo. Bene, beh, mi sembra veramente che con Teddy una storia molto bella, Infinita. professionale ed infinita. A proposito, come sta? Ah, ma sta Sta benissimo, alla tenera età benissimo. di Eh 91 sì, anni. sempre arzillo, vero? Ci Sì. farebbe piacere un giorno magari averlo qui con noi, anche insieme, secondo me sareste davvero molto piacevoli da ascoltare anche nei vostri Ah, ma lui ricordi. qui nella vostra rete Sì, è un sempre... nostro amico, Ah, certo, assolutamente, lo è assolutamente sempre sì. stato, ma noi vogliamo ancora averlo con noi perché è di una simpatia Sì. strepitosa, quindi molto molto volentieri tornate a trovarci insieme. Come no? Dunque, Silvia, abbiamo parlato un po' del passato, della tua persona, della tua professione, dei tuoi successi passati, ma i successi di Silvia Pani non sono certo finiti qui, anzi ci sono tante recenti trasmissioni a cui hai partecipato e soprattutto ci sono tanti progetti per il futuro, è vero? Sì. L'ultima trasmissione che ho partecipato qualche giorno fa a Mattino 5, a Canale 5, con la Panicucci, pensa che lì non hanno fatto mai musica. Ho questa amicizia con il presidente Confalonieri, perché mi ammira musicalmente, in quanto andai una volta lì da lui nell'ufficio e mi diceva: ma io so che lei è molto brava al pianoforte. Cioè, ho studiato Così io. si dice, Eh no, ho è la modesta studiato, giustamente che ormai abbiamo imparato a conoscere. ho studiato, ha detto guarda un po' lì, io appena entrata già ho visto un gran coda nel suo studio a Mediaset, c'ha gli uffici lì proprio a Cologno Monzese, ha detto vieni, ti faccio vedere il mio pianoforte. Gli avevano regalato a lui questo gran coda, c'era scritto la targhetta al presidente Fedele Confalonieri. Lui apre il pianoforte e inizia a suonare, ta-dan, ta-dan,
perché lui è diplomato, si è diplomato adesso. A un certo momento fa: prego, io conoscevo quel brano, ho continuato da lui Da dove lui dove ha l'aveva lasciato. lasciato, Me lo certo. sono ricomprato. E da lì, anzi, l'ho sentito ieri mattina, ci sentiamo spesso, e mi ha fatto questo regalo di avere 7 minuti a Mattino 5, ciò che nessuno ha mai fatto perché è un programma giornalistico, quindi musica non c'è stato mai. È stato bellissimo, ma non si sa quanta gente ha visto quel momento lì perché era proprio nell'arco più visto dalla gente. Bello, hanno fatto una bellissima intervista, ci sono le fotografie, Lo vediamo. sì. Poi quello che stiamo facendo adesso, della produzione vogliamo Eh sì, non parlare? vogliamo parlare della produzione, è lì che ti volevo, questo grande, grande progetto e risultato, La mia oltretutto. prima, mia e di Loris Cattunar, che è un elemento simpaticissimo, un paroliere. Da Trieste si è trasferito anche lui, poverino, a Pineto, quindi è diventato puro abruzzese per l'amore della musica, che io lo adoro. Loris è una bravissima persona, è un bravo cantante, un bravo paroliere. E abbiamo fatto la nostra prima produzione, Elvis Lives. Che significa? Significa è un progetto su brani di Elvis Presley, perché quest'anno, il 16 agosto, sarà i 40 anni della scomparsa di Elvis Presley. Pensa che il 16 agosto stesso, io l'ho presentata a Canale 5, noi saremo con la Big Band in un concerto molto importante a Castello San Giusto a Trieste, dove parleremo anche di questo. Il disco è uscito, uscirà il vinile, numerati, autografati da Bobby Solo, che è la voce, poi c'è la mia orchestra, e autografati da me, sono solamente per i collezionisti. Poi usciranno CD in tutto il mondo, perché è stato preso da Playa Mayor, Amy Records, quindi una produzione come prima produzione con la foto, Elvis Lives, Eccola Bobby qui. Solo con Silvia Pagni e Swing Combo, e fare una produzione discografica a livello mondiale come prima volta è stato Com'è stato? partorire. Scusami, te lo dico perché devo ringraziare anche Alberto Zeppier, che è il procuratore del Luttazzi, Fondazione Luttazzi, l'Olio Luttazzi, che ha creduto in noi, ci ha aperto le porte di questo mondo di produzione, però Perché è stato un parto così lungo, oltretutto, mi sembra di capire. lungo perché allora io il mondo Elvis non lo conoscevo, devo dire la verità, ero molto ignorante, quindi ho dovuto prima conoscere il personaggio Elvis, prendere i brani che Bobby Solo ha scelto e cucirli addosso a Bobby Solo, che anche se ha la voce molto, perché lui è l'Elvis italiano, Certo. però sono due personaggi completamente Certo. diversi. Allora, una cover non la puoi fare, quindi devi capire bene, diciamo, i due personaggi e metterli assemblati bene, cioè è stato un lavorone. Un lavoro lungo, Lungo, ti ho detto però poi però sai che significa? La EMI fa una produzione Silvia Pagni Music Center per tutto il mondo come prima produzione? Cioè, una cosa, non lo so, guarda. Beh, io immagino davvero sia un'altra soddisfazione No, grande come quella di aver guarda, io studiato e poi lavorato nel tempio della quello che musica, come devo dire dicevamo. ai ragazzi che intraprendono la musica, quello che ho capito io l'ho fatto con tanti sacrifici, veramente con le lacrime, perché io ho tirato fuori anche questa produzione, io pianto, però non mi sono mai venduta, mai. E per una donna è difficile. E oggi, se una donna riesce a superare questo, ti chiamano maestro e poi hai delle situazioni del genere, cioè ti danno in mano dei progetti importanti, ad esempio, con Forniere, cioè, perché mi chiama? Certo. Mi chiama maestro, cioè dico presidente, ma mi chiami Silvia, cioè, oppure la EMI da Singapore chiamano per fare questa cosa mondiale. Quindi ragazzi, studiate tanto, ma tanto non pensate arrivo, arrivo, perché ogni giorno è un mattone in più. L'importante è farlo bene, anche con il tempo, ma farlo bene.
Brava, un ottimo insegnamento che stai dando e ricordando ai ragazzi che Assolutamente sì. purtroppo, Silvia, converrai con me che sono cambiate anche molto le generazioni. Questi ragazzi sono un po' meno ambiziosi, forse, un po' meno testardi. Poi certo è chiaro, ci sono sempre Perché hanno tutto. persone diverse che invece. Hanno. Però forse questo hanno tutto. Perché questi ragazzi stanno cambiando, sono meno tosti rispetto al passato? Perché dipendono dai genitori anche, i genitori non sono sempre molto presenti. Io ho avuto, guarda, la fortuna mia di avere due genitori, mia mamma e mio padre, che hanno fatto lo stesso mestiere, quindi hanno capito e loro hanno cresciuto, Elisa e Giuseppe, i miei due figli. Elisa, che la conosci, Elisa Riccitelli, l'altro Certo. elemento del trio Ma trigenerazionale. poi parleremo anche di lei, non pensare che Sì. me ne sia dimenticata. Però i ragazzi, io dico, in qualsiasi campo, che sia la musica, che sia il campo di avvocato, che sia qualsiasi campo di spicco, mai vendersi, essere pronti a tutte le sue, perché oggi vedono la ragazza, però quella è una ragazza. No, io sono preparata, basta. Punto. Non devo dare niente a nessuno e di conseguenza. C'era. Adesso non mi ricordo, quello che fa sotto Ballando sotto le stelle, il musicista. Vabbè, Sfuggio anche a anche a me, me lui mi ha identificato come l'uomo della musica, cioè mi ha visto sempre come Paolo Belli, il nome. ecco, Paolo Belli. Lui, Silvia, tu sei un uomo sul lavoro, ma Sì, ok. così, Così ma questo devo deve essere. dire grazie a mio padre, perché mio padre. Ti ha insegnato bene anche ad essere molto Sì, rigida nel sì. lavoro, nella Poi Ferruccio mi ha professione, seria. insegnato molto anche a essere imprenditrice di questo mestiere, perché non è facile fare tutto, devi dividere da quando sei sul pianoforte a quando devi fare altro. E quando sei magari in compagnia di amici e quindi quando Sì. devi essere anche un po' più te stessa, un po' più rilassata, perché altrimenti Silvia sarebbe antipatica, Sì. Sì, invece non lo è quando? affatto. Tesoro, È quando? veramente simpaticissima, magari un Grazie. aspetto che chi la vede solo ed esclusivamente al lavoro non può cogliere, no? Perché giustamente la vede perfetta, professionale e Con i quant'altro. tempi stretti, quindi bisogna Bisogna far tutto di corsa, io lo capisco ottimizzare tutte perfettamente, non me ne cose. parlare, ti Sì. posso capire perfettamente. Dunque, abbiamo sottolineato questo aspetto dell'essere donna, quindi diamo anche alle ragazze che ci ascoltano un consiglio, ecco, su come comportarsi sul mondo del lavoro, un tuo consiglio Ma personalissimo. innanzitutto, ragazzi, dovete capire qual è la vostra vita. Cosa vi piace fare? Perché oggi tutti vorrebbero fare tutto in modo molto veloce, senza. La cosa principale, basilare per fare un grande grattacielo, avere le fondamenta molto forti, quindi studiare, studiare sempre, studio ancora. Quindi la mia Certo. tenera età, che non dico l'età, studio ancora, quindi studiate, dovete essere sempre pronti e preparati in tutte le evenienze, in tutte le domande che vi fanno, perché gli uomini purtroppo si credono Ma superiori stanno nella. abbassando un po', la testa. Hanno capito che con voi non si C'è il scherza cameraman che mi ha affatto. fatto uno sguardo un po'. Beh, normale, No, ma io però, dico ragazzi. nel campo, diciamo. Vediamo la realtà dei fatti e la commentiamo così com'è, non No, stiamo inventando comunque, nulla. io parlo sia per i ragazzetti Certo, che per le certo. ragazze. Studiate, perché il mondo veramente ha bisogno veramente di tanto studio. Certo. E a proposito di studio e di ragazzi, c'è tua figlia, appunto, che non solo è una ragazza non bella, è fantastica, veramente meravigliosa, davvero Ecco la carina. foto, Sì, eccola. eccola qui, ecco, così vedete anche che quando io parlo non dico mai bugie, dico sempre la realtà. La vedete, quindi non si può assolutamente negare la sua bellezza. Ma ovviamente Elisa non è soltanto bella, ma è anche molto brava. E diciamo che è anche una tua sorta di spalla, possiamo Ma definirla così. assolutamente sì, ti dico già subito che è stata, perché adesso lei ha preso il suo mondo, non dico sola, quando ci sono degli eventi molto importanti è normale che lei viene sul palco con noi, come sarà a Trieste, però io l'ho lasciata un po' nella sua strada. Tu pensa che Elisa, la prima volta che l'ho messa su un palco, aveva 4 anni, quindi lei è nata, eccola, è nata. Io studiavo con il pancione così, io ho fatto il mio ultimo concerto
in teatro a Pescara che si sono rotte le acque Oh, lì, porca. in teatro, e quindi lei ha vissuto la musica sempre, quindi ce Sempre, cioè, l'ha e dentro. invece di piangere probabilmente No, il bello è che quando studiavo, canticchiava. lei dormiva, appena la lasciavo la vedevo che si alzava come È un giusto. fantasma. Allora, quindi per lei la musica, come anche per mio figlio, per la persona Altastrada, è importante. Lei con l'Accademia Silvia Pagno Music Center, perché abbiamo fatto questa accademia, che in ogni regione c'è un punto, una sede importante, in Abruzzo lei è il capitano di questa accademia, dove farà adesso niente di meno venerdì a Villa Filiali a Pineto, dalle 21 in poi, la presentazione di tutti questi bambini che sono stati a Papa Francesco. E si esibiranno, la prima parte sarà l'esibizione di tutti questi bambini che stanno crescendo ogni anno veramente, e la seconda parte il suo primo spettacolo da sola, live con l'orchestra, con la sua band, e poi chiuderemo l'Accademia, però riapriremo a settembre con nuove cose importanti, perché faremo degli stage anche il prossimo anno con personaggi come Silvia Mezzanotte, insomma faremo degli Certo. stage per questi ragazzi. Bene, quindi anche chiaramente Elisa Ricitelli ha una grande carriera davanti, del resto, come giustamente detto, già l'ha avuta in passato, nel senso che da 4 anni è già su un palcoscenico. Come ha iniziato a muovere i primi passi? Tu che mamma sei stata con lei? Perché giustamente Mamma le non c'era. figlie o i figli d'arte sono sempre un po' sottoposti o al giudizio o alla severità dei genitori. Ah, ma sì, sul campo lavorativo non sono stata mamma, sono stata il suo, diciamo, la sua pianista, non so, quello che sia, collaboratrice. Perché lei ha fatto anche molto Rai con noi, Domenica Inn, ha fatto Una Mattina, tante cose. Poi ha presentato un mese fa a Rai Italia il suo brano inedito, Quell'amore che verrà. Quindi una bella soddisfazione anche per lei, perché Certo. oggi i ragazzini con i brani inediti è un po' difficile andare in Rai a presentarli. E io sono una mamma amica. Ogni tanto, no, litichiamo spesso, Vabbè, anche le litichiamo spesso. amiche a volte Sì, litighiamo litigano. spesso, però dopo tante volte io non la chiamo ed è lei che mi chiama. Mamma, che stai facendo? Sto lavorando, arrivo. E perché litigate? Qual è uno dei motivi che più vi fa litigare? La musica. Perché ad esempio vedo una cosa in una maniera, lei lo vede in un'altra maniera, allora. Però devo dire che lei nel suo modo di vedere, in modo molto più moderno, perché io sono classica swing jazz, lei più pop, e giustamente ha ragione, non ha torto. Elisa, se ci stai ascoltando, la Spero di mamma ha no. detto che hai ragione sempre tu, quindi registra questo pezzettino della nostra trasmissione e portalo sempre accanto a te nel tuo telefonino, magari, non so come te lo presenti alla mamma, dici mamma? Grazie. Scherziamo ovviamente, ma è bello che ci sia il confronto, a volte anche lo scontro, perché no, tra mamma e figlia, soprattutto quando si tratta di lavoro, perché se ci fossero problemi, allora certo che il litigio e lo scontro Poi si non sono scontra belli. anche con l'altro elemento, che è lo riscattonare è con noi nello spettacolo Un'avventura italiana, dove abbiamo presentato a Canale 5, e quindi litigano anche di vedere che E vabbè, casino. dai, quando C'è vita, c'è c'è vita. vita, questa si chiama Ecco Loris. vitalità, eccolo qui, Loris, che hai portato con te praticamente anche a Pineto. Sì, a Giusto? Pineto. Praticamente Silvia ha anche quest'altro dono, cioè di introitare talenti in Abruzzo. Massima, io ad esempio, Teddy Reno da Trieste è venuto a Pineto, Appunto. Bobby Solo da vicino anche Udine è venuto a Pineto, Loris Kattunar ha lasciato tutto e tutti, anche la fidanzata, povero Loris, se ne è venuto a Loris, la troveremo Pineto. una fidanzata per te. Ecco, quanti Ecco, annunci televisivi un sto help lanciando per oggi? Loris Kattunar, perché se no non mi canta bene, lui deve fare il mondo E anche allora Elvis. dai, impegniamoci, la troveremo sicuramente una bella fidanzata abruzzese puro sangue Oh. per Loris. Ne ha Benissimo. sicuramente bisogno, come tutti hanno bisogno chiaramente, di qualcuno accanto. E tu a proposito, chi hai accanto? Io la musica.
Brava, ottima risposta, concordo pienamente, bellissima. Perfetto, Silvia, è stata una chiacchierata veramente fantastica, meravigliosa. Io ti ringrazio e sono stata onorata della prima puntata di Questo Ecco, ma che Veramente. prima donna la prima puntata? Beh, mi Tu sei sembrava la prima donna, veramente, sei no, bellissima, assolutamente. bravissima, non ti manca nulla, Troppo credimi. buona, ci facciamo i complimenti a No, ma è la vicenda e verità. quindi ci fa piacere, ci stimiamo ed è molto bello anche questo. Ok, allora Silvia Pagni, grazie per essere stata con noi, mi raccomando, sempre in gamba così, continua strepitosa su questi successi, che anelli uno Grazie. dopo l'altro, continua così e forza. E torna a trovarci Grazie. quando vuoi, con Grazie. Teddy, con Va Elisa, insomma, con chi vuoi, benissimo, ok? molto volentieri. Perfetto, grazie a Silvia Ciao. Pagni e grazie a voi per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.